credo che sia necessario per la nostra esistenza porsi dei traguardi. E questo è l'ultimo obiettivo raggiunto da Ferretti Yachts. È la barca più grande mai costruita da questo storico marchio e si chiama Mille. Un numero che nel linguaggio corrente italiano rappresenta il massimo. E in effetti è stato disegnato e realizzato nel segno della grandezza. Non è solo questione di lunghezza, esattamente 30 metri e 13 centimetri. Ferretti Mille ha una così vasta superficie abitabile che sembra davvero incredibile che ai fini dei regolamenti rientri nella categoria imbarcazioni, meno complessa da gestire. Il concept e il design degli esterni sono stati curati da Filippo Salvetti. Idee Italia si è occupata dell'interior design e del decor, interpretando al meglio la filosofia del brand, Just Like Home. Guardate come su questa imbarcazione il ponte più alto si sviluppi quasi sull'intera lunghezza, dando la possibilità di vivere all'aperto da poppa a prua. Quest'ala di raccordo tra i due ponti è un elemento architettonico molto importante. Ma osserviamo bene dall'esterno anche il ponte principale. Ebbene, quasi mezzo scafo è abitabile da un fianco all'altro, senza passaggi esterni, una configurazione definita wide body, che dona più spazio alla cucina e all'appartamento dell'armatore. La prua su tre livelli offre diverse aree relax, separate per trovare privacy, per stendersi al sole, per pranzare. Notate come da qui la vista possa spaziare sul panorama, perché la prua è discendente e la falchetta si ferma là, sul ponte principale. Passiamo a poppa, dove ci sono interessanti novità. Il pozzetto si prolunga verso la plancia bagno con chaiselong da cui ammirare il mare senza che i fianchi occludano la vista. Deve essere molto bella anche senza gli arredi, con le sinuose curve del Tech a vista. Il living di poppa sembra non avere confini grazie alla balaustra di cristallo. La disposizione simmetrica di arredi, passaggi, scale è bellissima e comoda. E gli scalini proseguono sott'acqua per risalire a bordo con la piattaforma abbassata. Il garage ha spazio per il tender da 435 cm, la moto d'acqua e due sea bob. Sul fly parte dell'arredamento è freestanding, per esempio divani e poltrone. Al riparo dell'hard top, costruito in tante diverse versioni, e questa è la migliore a mio avviso, c'è la zona pranzo e la cucina con il banco bar, il cui allestimento presenta tantissime opzioni. Questa è un'area all'aperto che al tempo stesso risulta molto protetta dal sole e dal vento. Mi piace in modo particolare il design degli arredi del fly. Guardate questo mobile come è stato svasato e questa sedia che ha la stessa identica svasatura, una simmetria bellissima. Sono quattro i posti a sedere per la navigazione e accanto al posto di comando, che ha il sedile regolabile, la porta di uscita. La timoneria interna è un ambiente molto ampio e piacevole, arredato anche con una dinette, comodissima nei lunghi trasferimenti. Da qui l'equipaggio scende in cucina e poi nei propri alloggi, con una scala dedicata. Per la crew ci sono 5 cuccette in 3 cabine. Il Ferretti Mille è l'unico yacht del segmento con un'area dedicata allo stivaggio e alla lavanderia separata dalle cabine equipaggio. Tutto questo è stato reso possibile dalla posizione rialzata della timoneria, la cosiddetta Raised Pilot House. Il salone si estende su una superficie di 35 metri quadrati e l'altezza è di 2 metri. L'accesso avviene da poppa e da due porte laterali. L'arredamento è in gran parte mobile e il tavolo da pranzo ospita 10 persone. Sorprende la luminosità di questo ambiente. Il televisore è da 75 pollici. La partnership con Poltrona Frau ha dato vita a sedute full custom per il brand Ferretti Yachts.
La cucina è concepita come sulle navi da diporto, con grandi spazi di stivaggio e di lavoro. Può essere separata dal salone oppure può avere un'apertura elettrica. È il momento di vedere la cabina armatoriale. Va da un fianco all'altro e ha tre grandi finestre. È perfetta per ogni momento della giornata, con il divanetto all'ingresso e lo scrittoio affacciato sul mare. Il decor è contemporaneo e internazionale. La cabina armadio è grandissima e ci sono mobili contenitori lungo i fianchi. Il bagno ha due accessi e tre zone separate. Sotto coperta ci sono poi quattro cabine ospiti con letti matrimoniali e due di esse possono essere allestite con letti singoli, eventualmente unibili tra loro. L'altezza è ovunque di 2 metri e ciascuna cabina ha ovviamente il proprio bagno. Hanno sfruttato al meglio ogni volume, ricavando stipetti ovunque fosse possibile e impiegando porte scorrevoli che fanno guadagnare spazio. I televisori sono resi quasi invisibili e l'arredamento è completato dalle zone beauty. Questa plancia di comando, che dovrebbe essere prettamente tecnica, in realtà è anche esteticamente stupenda. Ogni monitor è collegato agli altri e in questa maniera possiamo decidere cosa vedere e dove vederlo. Siamo davanti a Cattolica, nel Mar Adriatico. C'è un'onda abbastanza irregolare di altezza di circa 1 metro. Motori a poco meno di 1000 giri, velocità 10 nodi, in questo momento occorrono circa 9 litri per ogni miglio. Questa potrebbe essere un'ottima andatura per un lungo trasferimento di questo scafo. L'imbarcazione è dotata di un doppio sistema di stabilizzazione, 2 giroscopi e 2 pinne zero speed. L'effetto si sente, la stabilità è ottima. Velocità 13 nodi, siamo passati a 17 litri per miglio. La timoneria è elettroidraulica, gli attuatori sono idraulici per la massima affidabilità, ma il sistema che li controlla è elettronico, così è possibile gestire l'angolo di barra di ciascun timone in modo indipendente dall'altro, per ottenere la migliore virata a seconda della velocità. Silenzio assoluto qui in timoneria, anche quando incrociamo le onde. Adesso ce n'è una serie di tre, una più alta dell'altra. Guardate che spruzzi! Ma la stabilità e il silenzio sono eccezionali. 15 nodi, siamo saliti a 23 litri per miglio. E adesso portiamola alla massima andatura di crociera. Per esigenze di ripresa, e anche per provare bene questo scafo, decido di tenere una rotta con onda al traverso. Il feeling con l'imbarcazione, con il timone, la rumorosità, la tenuta di rotta sono anche in questa condizione esemplari. E siamo a 1900 giri minuto, velocità 20 nodi. Carico sui motori 75%, siamo ancora nell'ambito di un regime di crociera a 2100 giri minuto, la velocità è di 23 nodi. Ora su questa imbarcazione abbiamo 2 motori a 16 cilindri MTU da 2638 cavalli, ma è prevista anche la versione con motori da 2217 cavalli. Ebbene, secondo i dati del cantiere, con la motorizzazione meno potente, cioè con 824 cavalli in meno, la velocità di crociera e anche quella massima si riducono del 20%. Il 20% in meno di potenza, il 20% in meno di velocità. Non è una regola, ma su questo yacht funziona così.
Considerato il carico a bordo in questo momento, persone, cose e liquidi, siamo a circa 110 tonnellate di dislocamento. Proviamola alla massima! Il passaggio da 2100 giri minuto a 2450 giri è rapidissimo. Le eliche sembrano quasi scariche, sembrano non soffrire questo regime, questa velocità. Eppure adesso il carico è arrivato al 95% e siamo a 27 nodi punto 5. E devo dirvi che naviga ancora meglio. Forse è anche merito dei sistemi di stabilizzazione, anzi, certamente, ma in virata l'angolo di sbandata è pari a 0 gradi. E fa una certa impressione ed anche una notevole soddisfazione vedere un'evoluzione così stretta con una barca così lunga. Se potete permettervelo, godetevi il più grande dei Ferretti Yachts.